E prima del successivo collegamento ci ritroviamo in diretta dagli studi di Padre Pio TV con la collega Maria Pia Picciafuoco per commentare quello che sta succedendo in diretta agli Stati Generali della Natalità, dove Papa Francesco sta ancora parlando in diretta, come appunto vedete dalle immagini. Sì, ha già detto una frase molto bella e molto incisiva. La vita è un dono, le case si riempiono di oggetti e si svuotano di figli. Come vedete siamo appunto a Roma, all'Auditorium Conciliazione, si parla anche di delirio, del materialismo sfrenato. Ma sentiamo cosa sta dicendo proprio adesso. Questa è la cultura da diffondere se vogliamo avere un domani. Terza parola, coraggio. E qui mi rivolgo particolarmente ai giovani. So che per molti di voi il futuro può apparire inquietante e che tra denatalità, guerre, pandemie e mutamenti climatici non è facile mantenere viva la speranza. Ma non arrendetevi. Come stai? Ma noi arrendetevi. Dov'ero? Ma non arrendetevi, abbiate fiducia, perché il domani non è qualcosa di ineluttabile. Lo costruiamo insieme e in questo insieme, prima di tutto, troviamo il Signore. È Lui che nel Vangelo ci insegna quel «ma io vi dico». Signore tante volte dice, ma io vi dico, che cambia le cose. Un ma che profuma salvezza, che prepara un fuori schema, che prepara una rottura. Facciamo nostro questo ma, tutti qui e ora. Non rassegniamoci a un copione già scritto da altri. Mettiamoci a remare per invertire la rotta, anche a costo di andare controcorrente. Come fanno le mamme e i papà della Fondazione per la Natalità, che ogni anno organizzano questo evento, questo cantiere di speranza che ci aiuta a pensare e che cresce coinvolgendo sempre più il mondo della politica, delle imprese, delle banche, dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. E a proposito di giornalismo, ecco, grazie alla regia, a proposito di giornalismo, intanto è sempre un piacere ascoltare Papa Francesco, staremo per delle ore a pendere dalle sue labbra. Dicevo però, a proposito di giornalismo, adesso ci colleghiamo con Francesco Cavalli del premio Roberto Morrione, perché oggi a Foggia alle ore 18:30 ci sarà un incontro e dibattito dal tema Fare inchiesta. Oggi, presto lo leggeremo anche nella locandina ufficiale, esperienze di giornalismo e vita a confronto. Vediamo se Francesco è in collegamento con noi, stiamo per raggiungerlo. Un dibattito che, sulla scorta delle riflessioni che facevamo con il presidente di Fondazione Pensiero Solido, Antonio Palmieri, è quanto mai utile, necessario e deve essere quasi un esercizio quotidiano per renderci più consapevoli appunto del mondo in cui viviamo, del mondo della comunicazione in cui viviamo. Ecco, vedo Francesco Cavalli collegato con noi. Buongiorno Francesco, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi, grazie. Oggi abbiamo parlato, in realtà già da ieri, abbiamo iniziato a parlare approfonditamente di comunicazione, intelligenza artificiale e social e quant'altro, per cui ci fa assolutamente piacere parlare anche dell'incontro che ci sarà oggi a Foggia alle ore 18:30 presso la sala del Tribunale Palazzo Dogana in piazza 20 Settembre. Fare inchiesta oggi, di che cosa si parlerà durante questo incontro? Ma allora, intanto una collocazione giusto per
riuscire a collocare questo appuntamento. Abbiamo organizzato qui a Foggia come premio Roberto Morione una 3 giorni di Academy rivolta a 22 studenti che hanno partecipato ad una selezione, sono arrivati 127 candidature, abbiamo selezionato questa classe di 22 studenti che per 3 giorni studieranno il giornalismo d'inchiesta, cos'è e come si fa, e i docenti d'eccezione, oltre a qualche senior, diciamo qualche giornalista di più esperienza nel lavoro del giornalismo investigativo, saranno gli stessi altri studenti e gli stessi altri giovani e ragazzi che nelle edizioni passate hanno vinto il premio Roberto Morione, quindi portando la loro esperienza di realizzazione di inchieste racconteranno il loro lavoro, e quindi diciamo è una 3 giorni incentrata sul giornalismo d'inchiesta, sul giornalismo investigativo, a partire da quello televisivo, dal podcast e da come viene fatto. All'interno quindi di questo ambito abbiamo pensato anche di offrire a Foggia un appuntamento pubblico, un incontro pubblico che si svolgerà oggi pomeriggio alle 18:30 proprio sul tema esperienze di giornalismo d'inchiesta a confronto. Avremo con noi Sigfrido Ranucci, che in realtà sarà collegato perché il venerdì è la giornata in cui lui registra la puntata di Report che andrà in onda lunedì prossimo, quindi sarà con noi collegato e ci racconterà l'esperienza del giornalismo investigativo di Report. Qui con noi ci sarà invece Giorgio Mottola, sempre di Report, ci sarà Marina De Gantus-Kubbe, che è una giornalista, anche lei investigativa, d'inchiesta, che ha vinto una edizione passata del premio Roberto Morione, che oggi lavora a Repubblica e stabilmente fa questo mestiere con l'impegno che viene richiesto, e a condurre questo incontro sarà un altro ex vincitore del premio Roberto Morione, che è Alessandro Di Nunzio, che peraltro è foggiano e anche lui ha vinto il premio in anni passati con una splendida inchiesta dal titolo Fondi rubati all'agricoltura, e sarà lui a condurre e a moderare questo incontro. Grazie Francesco, io partivo dall'attualità, ma tu hai fatto benissimo a focalizzarti sul premio. Ti vorrei chiedere, ecco, un minuto sulla figura appunto di Roberto Morione. Ma guarda, Roberto Morione è stato un importante giornalista, per quanto magari meno noto da un punto di vista di schermo, di teleschermo, perché era un uomo di macchina molto affezionato e direi molto concreto rispetto all'impegno e al ruolo che la RAI deve avere nei confronti del servizio pubblico. E giusto per collocarlo, è il giornalista che ha fondato e diretto Rai News 24 per i suoi primi 10 anni di vita, e poi andando in pensione insieme a Don Luigi Ciotti è stato colui che ha fondato all'interno di Libera Informazione, cioè tutto il dipartimento di informazione contro le mafie dell'associazione Libera. È scomparso ormai 14 anni fa, e quando morì Roberto, noi suoi amici pensammo che il modo migliore per ricordare il suo impegno, il suo lavoro, era quello di continuare uno degli impegni che lui aveva sempre portato avanti anche come direttore di Rai News 24 negli ultimi 10 anni in modo particolare, ma anche prima. Lui veniva dalla redazione del TG3, quello di mettersi a fianco e aiutare giovani ad entrare dentro a questo mestiere, che è il mestiere del giornalista. E mi piace ricordare uno dei suoi più rappresentativi oggi allievi, che è partito proprio facendo giornalismo d'inchiesta a Rai News 24 con Roberto Morione, è appunto Sigfrido Ranucci, che questa sera sarà con noi collegato qui a Foggia, e ricorderete forse, quelli che magari hanno più memoria rispetto a alcuni passaggi importanti del giornalismo d'inchiesta, la straordinaria inchiesta di Sigfrido Ranucci a Rai News 24 sul fosforo bianco a Fallujah. Ecco, quell'inchiesta fu possibile proprio perché Roberto Morione era direttore di Rai News 24 e diede tutto il sostegno e il supporto che servì per fare quel lavoro
a Sigfrido Ranucci, in realtà a tutta la squadra che c'era dietro a Sigfrido. E noi siamo molto grati ai giornalisti come te che proseguono, ecco, a fare, ad esercitare il proprio mestiere sulla scia di questi grandi maestri, e lo fanno, ecco, con gesti concreti come il premio Roberto Morrione. Tra l'altro, quanti volessero approfondire possono collegarsi al sito www.premiorobertomorrione.it, un premio che è anche una, abbiamo detto, una realtà che è anche un'academy di formazione, una scuola di formazione, e che oggi vedrà la possibilità di fare una riflessione aperta e condivisa appunto a Foggia su il tema Fare inchiesta oggi, appuntamento alle 18.30 in Palazzo Dogana, piazza 20 Settembre. Francesco, siamo veramente felici di aver condiviso con te questa informazione, queste notizie e i preziosi messaggi sottintesi, per cui, ecco, ti invitiamo a rimanere in contatto con noi anche nei giorni, nelle settimane, nei mesi a seguire, perché laddove ci sono buone notizie, lo dicevamo anche prima, c'è Padre Pio TV che è pronta a condividere e a diffonderle. Grazie, grazie mille a voi. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata a te. Noi ci fermiamo soltanto per qualche istante, ma ritorniamo subito insieme.